i risultati non sono stati del tutto positivi, siamo stati bravi su molti aspetti, meno su altri, e stiamo lavorando per limare quelli che sono gli errori che sono stati in queste partite. Più contenti delle prestazioni che dei risultati e la radiografia di calciatori e staff della Fidelisandria nelle parole di Emanuele Busetto, centrocampista che sta cercando il suo spazio in bianco-azzurro alla sua prima esperienza nel gruppo H di Serie D. Girone qui, come ben sapete voi, come sto scoprendo anch'io, paga qualsiasi tipo di errore e ti castigano. Classe 1992, Busetto vanta più di 200 presenze nel massimo campionato dilettantistico. Nella scorsa stagione il calciatore originario di Venezia ha disputato 23 gare tra Driese e Delta Porto Tolle, realizzando due reti. Schierato anche in difesa in questo avvio di annata, come da piani di mister Panarelli, fa della versatilità un suo punto di forza. Il mister tutti i giorni ci dice che siamo una squadra duttile, camaleontica, che riusciamo a leggere le situazioni e adeguarci molto velocemente, e non è esclusa nemmeno lui questa possibilità. Chiaramente, per le caratteristiche e per quello che lui vede durante la settimana, in questo momento sta usando i quattro centrocampisti. È chiaro che, essendo una competizione leale tra compagni, gioca Stefano Manzo, che è un grandissimo giocatore. Ci sono dei buoni, ottimi giocatori, ottimi giovani come Bolognese, come Zamit, come Dipinto, che sta rientrando da un infortunio. Siamo tutti lì a disposizione, cercare di dare il massimo e fare il massimo per la Fidelis. Con il campionato fermo fino al 29 novembre, tempo di bilanci, i punti della Fidelis sono 7, la consapevolezza è quella di una squadra che Ha moltissimi margini di miglioramento, ma soprattutto deve ancora esprimere il massimo del potenziale. La grande incognita si chiama protocollo sanitario. Il fronte dei club è comune, si chiedono modifiche a quello vigente, altrimenti tornare in campo per riprendere il campionato servirà a poco. Busetto si affida a grinta e consapevolezza, le armi che mostra spesso in campo. Ci sono mille problematiche prima del calcio, perché comunque è inutile nascondersi, la salute viene prima di tutto. E speriamo, speriamo, incrociamo le dita.